e in questo video andiamo a vedere come installare il firmware Marlin in una stampante 3D. Ciao, io sono Edoardo e benvenuto nel mio canale. E se questa è la tua prima volta qui e vuoi ottenere il massimo dalla tua stampante 3D, inizia ora iscrivendoti al canale e attivando la campanella, così rimarrai aggiornato. Talvolta i firmware preinstallati nelle stampanti 3D, specialmente in quelle di fascia bassa, non sono così ricchi di funzionalità come si ci può aspettare. Ed ecco quindi che andiamo a vedere l'installazione di Marlin, un firmware che utilizzo ormai da più di un annetto, ricco di funzionalità, stabile, largamente customizzabile, ottimo da utilizzare in stampanti 3D come la mia Anet A8. Ovviamente se hai un'altra stampante, questa guida è comunque equivalente. Iniziamo quindi aprendo un browser, raggiungendo poi il sito di Marlin. I link li trovi in descrizione. Clicco nel bottone download che mi porterà alla pagina dedicata. Sarà quindi necessario scaricare l'ultima release disponibile, al momento la 1.1.9. Sposto la directory scaricata dai download al desktop per comodità. Se stai utilizzando Windows o Linux, probabilmente dovrai estrarre l'archivio. Apro quindi la directory Marlin e cerco la cartella che contiene i file di configurazione per ogni specifica stampante 3D. Nel mio caso apro la cartella Anet e a fronte di tre modelli espando a 8. All'interno sono presenti due file di configurazione principali, che vanno copiati ed incollati nella cartella immediatamente superiore, chiamata appunto Marlin. Ti verrà chiesto di sovrascrivere i file perché è già presente. Acconsenti pure. Adesso occorrerà configurare Marlin ad hoc per la tua stampante, ma per poter far ciò avrai bisogno di un IDE. Il software Arduino è la soluzione ideale. Apriamo nuovamente il browser e cerchiamo sul sito di Arduino. Dal tab software in alto clicco Downloads ed ecco la pagina di download di Arduino IDE. Non resta fare altro che selezionare per quale ambiente scaricare il software. Nel mio caso macOS. Completato il download, sarà possibile aprire il file marlin.ino con Arduino IDE. Ed ecco l'intero progetto Marlin con tutti i file sorgente annessi. Ma non spaventarti, perché dovrai mettere mano solamente su due di questi, anzi, probabilmente solo uno, configuration.h e configuration-advanced.h. Nella stragrande maggioranza dei casi, se si ha le prime armi con questo firmware, le modifiche sono limitate al primo file citato. Iniziamo quindi da questo. Qui è possibile modificare le impostazioni, comportamenti, funzionalità e altro agendo in semplici linee di codice. Perciò le modifiche sono prettamente collegate alle caratteristiche della stampante in cui andrà fasciato Marlin. Ricordo che il codice è adeguatamente commentato in inglese, ciò implica una notevole facilitazione a capire che cosa si sta modificando. Partiamo, ecco delle indicazioni per stampanti 3D Delta o di tipo SCARA. La selezione della porta seriale, che consiglio di lasciare su 0, a meno di dongle per la ricezione wireless. Il baud rate, che per mia esperienza il valore di default non ha mai dato problemi. La definizione del numero di estrusori. Il diametro del filamento con cui andrai a stampare. Qui si può indicare il tipo di alimentatore, ad esempio se utilizzi un PSU ATX da PC dovrai impostare il valore ad 1. Ed ecco la sezione dedicata alle impostazioni termiche, dove si può impostare il tipo di sensore impiegato per la lettura delle temperature dell'ugello e del bed. Le temperature minime e massime degli heater e del bed. E successivamente troverai la sezione dedicata al tuning del PID, insieme al link del tutorial. Ma consiglio di lasciare questa sezione con i valori di default e seguire tale guida in post flash. Vi è anche la configurazione del PID per il bed con il relativo comando G-code per avviare l'autotune. Anche questo consiglio di farlo dopo il flash di Marlin. Ecco una funzionalità che odio e amo allo stesso tempo, la prevenzione dell'estrusione al di sotto di una certa temperatura impostata. È consigliato lasciare questa impostazione attiva e puoi cambiare i gradi dopo il quale sarà possibile azionare lo stepper motor dell'estrusore. La logica di alcuni endstop meccanici, in base al loro wiring, potrebbe dover essere invertita e questa è la sezione adatta per farlo, ma se questi non ti danno problemi, salta pure questo step. Prima ho citato lo stepper motor ed ecco quindi il blocco dedicato agli stepper driver. Ad esempio, se nel caso avessi sostituito la board della mia Anet con una classica RAMS, qui è dove dovrei configurare gli stepper driver installati. Eccoci arrivati a una delle sezioni più importanti, dedicata ai movimenti. In questa linea si configurano gli step per millimetro degli assi ed estrusori, anche se nel mio caso è singolo. Vado quindi ad inserire i miei valori già noti. Se non ne hai, non preoccuparti, li potrai impostare dopo il flash di Marlin.
Insieme a questi è possibile configurare il feed rate, l'accelerazione massima e di default per i vari spostamenti ed il jerk. Nel caso in cui la stampante è dotata di un sensore, abilita l'utilizzo di un probe tramite questa linea di definizione. Se questo è meccanico come il BL Touch, decommenta la linea annessa. Qui si imposta la posizione del sensore in termini relativi a quella del nozzle. I valori che utilizzo sono stati forniti dal creatore del modello per montare il probe e ottenere la stampante. Nella variabile Multiple Probing si indica quante volte effettuare la misurazione per singolo punto. Preferisco sempre inoltre abilitare il comando G-code M48 per il test di misurazione dell'accuratezza. È possibile anche definire un'altezza minima prima di effettuare un homing, ad esempio per evitare interferenze con oggetti nel piatto, come clip per il vetro o altro. Ed ecco quindi le definizioni delle dimensioni del piatto e i limiti di spostamento generalmente assimilabili alle posizioni degli endstop. Nel mio caso, avendo un carrello Bowden con sensore, utilizzo nuovamente i valori consigliati. Secondo misurazioni mie, ho poi modificato alcuni valori per centrare l'area di stampa. Nel caso in cui hai installato un sistema per l'ABL, eccoci arrivati nel punto giusto. Ti troverai di fronte ad una scelta del metodo da utilizzare, ma non essendo questo il video dove tratto l'argomento, mi limito a selezionare quello che intendo utilizzare. Qui altre configurazioni collegate al sistema Bowden più sensore utilizzato. È importantissimo abilitare l'opzione di Z-Safe Homing per evitare l'homing con i sensori fuori dall'area di piatto. Ovviamente questa impostazione è necessaria solamente se doti la tua stampante di ABL. Solitamente abbasso anche il feed rate per l'homing degli assi, dimezzandolo, ma questa è scelta personale. In queste linee puoi configurare le costanti per i due pre-hit di default, secondo dei materiali che utilizzi frequentemente. Per ultimo troviamo la definizione del display. Puoi impostare la lingua, cambiare il charset ed altro. Ed ecco quindi che, terminata la configurazione, è ora di flashare il firmware nella propria stampante 3D. Collega un capo di un cavo USB alla scheda madre della stampante e l'altro ad una porta USB del computer che stai utilizzando e accendi la stampante. Tornando su Arduino, dovremo indicargli con che piattaforma stiamo andando a comunicare. Nella toolbar clicca Tools, Board e seleziona la scheda che utilizza la tua stampante. Nella maggior parte sono derivazioni di Arduino Mega o Mega 2560. Siccome me però hai una Aneta 8, occorre un passaggio ulteriore. Infatti servirà a scaricare la definizione Anet che troviamo in un repository Git, link in descrizione. Una volta scaricata, bisognerà copiare la directory hardware su documenti Arduino. Ora torna su Arduino IDE, riapri il menu a tendina come in precedenza ed ecco la definizione Anet. Assicurati anche di aver scelto la corretta porta USB dove vi è collegata la stampante. Siamo agli sgoccioli. Per caricare il firmware clicca su Sketch, Upload, oppure premi Command più U su Mac, Control più U su Windows. Ed ecco che tutto il firmware verrà compilato e se il compilatore riuscirà a terminare con successo, inizierà l'upload. In questa fase presta attenzione a non scollegare la stampante. A processo ultimato noterai il messaggio Done Uploading. Ed ecco fatto, Marlin installato nella tua stampante 3D. Mi raccomando, se hai qualche dubbio o chiarimento riguardo a questo tutorial, scrivi pure nella sezione commenti dove sarò felice di risponderti. Qui in alto trovi la mia playlist dedicata alla stampa 3D, più sotto un altro video del mio canale. Noi ci vediamo alla prossima, stammi bene!